Salve amiche e amici di YouTube. So che tutti voi e tutte voi state aspettando questo momento. Mi spiace di non aver potuto registrare prima delle recensioni, o meglio dire dei commenti letterari, che questo angolo letterario possa continuare solamente in questo episodio di oggi. Ho ricevuto molti commentari, soprattutto in privato, di quelli che hanno visto il mio video sulle opere di Henri Charrière, e in molti mi hanno chiesto altre letture di Evasione, per cui lasciatemelo dire, non ho potuto evadere dal presentarvi un altro libro che a me mi è piaciuto molto e che forse vi aiuterà a evadere da tutti questi problemi, incluso quelli della politica, che adesso si ingannano le persone o si disingannano di quello che sta succedendo, continua a succedere, dei ripensamenti. Quindi a tutti noi serve evadere un po'. Beh, per farla corta, allora vi presento il libro di oggi, ma non posso farlo prescindendo dal solito rituale. Amiche e amici di YouTube, ho l'onore di presentarvi niente cocò di meno che signore e signori, ho l'onore e il piacere di presentarvi una grande opera letteraria dello scrittore Georges Simenon, l'uomo che guardava passare i treni. Edito dalla Delphi. A Cata de Villo! Dai, andiamo. Di Georges Simenon, l'uomo che guardava passare i treni. Questo libro mi ha colpito molto, infatti si vede, no? L'ho lessi anni fa e adesso l'ho riletto di nuovo. E qua dice, in stringate righe: come un uomo qualsiasi che guardava passare i treni e sognava la vita che vi si nascondeva, possa improvvisamente abbandonare tutto in una fuga dove si mescolano il delitto, il terrore, l'ebbrezza e la lucidità. In pratica è un'opera che forse potrà risultare inquietante, che inquieta, perché apre alle possibilità anche malcelate della mente di andare verso derive, derive nell'assurdo, nell'astrazione, quando uno coltiva tanti sogni e poi questi sogni gli si realizzano, soprattutto quando sono delle fughe verso l'irrazionale. E ci fa pensare come l'uomo moderno, magari molti di noi senza saperlo, credono di poter o di dover evadere dal tram tram quotidiano, ma abbandonandosi a quegli interessi, a quelle passioni marginali. Ma la vita invece si deve coltivare tutta coscientemente. Se uno rinuncia alla vita monotona, frustrante del tram tram quotidiano, ma non si coltiva interiormente, non coltiva qualche interesse, poi evade da quel tram tram quotidiano e non sa verso quali lidi andare, quindi naufraga. Questa è la storia. L'uomo che guardava passare i treni è la storia
ancora prima che di una deriva esteriore, di un naufragio interiore, di uno che viveva apaticamente, senza reagire, senza avere stimoli esterni, ma anche sollecitazioni interne. Poi a un certo punto decide di evadere da tutto, abruptamente. Allora compie un omicidio e scappa. Magari la fuga nel tentativo di raggiungere una sua interiorità, una sua identità interiore, invece è una fuga pazza che non lo conduce da nessuna parte. Poi finisce i soldi e non vi dico come finisce anche il libro, ma lui scappa come un adolescente con dei risparmi, una fuga realmente precipitosa, irrazionale, veramente è una pazzia. Una pazzia di uno che abbandona la sua monotonia del grigiore della vita quotidiana, monotono, ma non ha dei punti di riferimento interni, quindi abbandona la cieca consuetudine, ma così fugge come un pazzo, no? Di qua, di là, almeno Eric Charrier fuggiva di qua, fuggiva di là, lo acchiappavano di qua, lo riacciuffavano di là, ma lui sapeva dove andare, sapeva chi era. Sapeva lui, pensava, lui diceva di essere innocente, si dichiarava innocente, quindi sapeva chi era, sapeva che non aveva ucciso, sapeva che la società lo condannava cieca e ingiustamente, e quindi c'aveva un'origine e una meta la sua fuga, quindi non era pazza, era molto razionale. Invece la fuga di questo protagonista, del protagonista dell'uomo che guardare passare i treni, che se non mi sbaglio si chiama Kis Popinga, il protagonista di questa storia non sa in realtà, o non gliene frega da dove viene, non sa che fa, o non gliene frega perché la routine di tutti i giorni, la famiglia di tutti i giorni, la radio di tutti i giorni, ascoltare la radio tutti i giorni. Quest'opera è stata scritta, beh, io l'ho pagato 11.000 lire. In copertina c'è Leon Spigliaert Plage, però è stata stampata in Italia nel 1989. Fu scritta nel 1938 da parte di George Simenon e nel 1986 dalla Delphi, ristampata la prima edizione nel 1991 e la quinta nel 1993. Quindi nel 1938 c'era la radio. Lui, questo Kis Popinga, si ascoltava la radio tutti i giorni, dopo cena, con la famiglia, nel mobile di legno. Raccoglievano i punti del supermercato, come anche si usa oggi, tutta la vita dell'ufficio monotona. A un certo punto le cose precipitano, compie un omicidio e scappa. È colpevole, al contrario di Eric Charrier, ma lui scappa in questo universo esteriore che riflette la sua confusione interna, e non sa dove cacchio andare, va di qua, va di là, scappa dappertutto, finché rifugiandosi in pensioni di malamorte finisce i soldi e poi lo ricattura la polizia. Questo potrebbe essere un racconto come qualsiasi altro, e forse lo è, ma è molto significativo, e io ve lo consiglio per quello, per far vedere come la difficoltà, la crisi, gli shock possono farci cadere nell'irrazionale se non abbiamo un'orientazione interiore e non sappiamo reinterpretarci, viverci, interiorizzare la nostra coscienza, non soltanto vivere di superficialità esteriori. Quindi la confusione di questo personaggio è anche la nostra, anche se non arriviamo a essere dei criminali fuggiaschi, perché se non abbiamo qualcosa di interiore da coltivare, dei sentimenti, delle aspettative, la crisi, qualsiasi essa sia, un omicidio occasionale, fortuito, la crisi economica, sociale, ci travolgeranno e ci faranno perdere di orientazione, quindi naufragheremo. Invece dobbiamo tenerci saldi, forti interiormente,
conoscere chi siamo, da dove veniamo, quali sono i nostri scopi, dove ci stiamo orientando, e coltivare delle virtù, delle doti, degli interessi, delle attività, per non diventare ossessivi con i tanti problemi che la nostra società ci ripropone costantemente e non ci rinnega mai. Quindi, vabbè, un saluto a tutti, mi raccomando, leggetevi questo libro per vedere cosa succede a chi non cerca di interiorizzare, di comprendersi, di vivere anche di vita interiore e non soltanto sulle reazioni epidemiche e nervose della modernità, e trovare un'orientazione per non risultare fuggiaschi in questo mondo da se stessi e dagli altri. Si vede che da molto tempo che non faccio dei video su libri, sto perdendo ritmo, perdo colpi. Sappiate perdonarmi, ma io ritornerò più avanti. Adesso sto un po' occupato anche perché leggo per poter. Questo è uno dei libri che mi ha occupato tempo fa, anni fa, e adesso lo sto rileggendo di nuovo per la seconda volta che lo rilego. Vi saluto, spero di postarvi altri video, di fare altri video blog sui libri. Ciao, vi saluto.